sportiva. Prego, vai tu. No, io ci siamo sentiti stamattina con Domenico Altomonte, ci aveva chiesto di fargli un regalo e una dedica, quindi ci teniamo a dedicargli questa vittoria, che sia anche di buon auspicio per questa, in questa trattativa che è in corso e che noi tutti speriamo che vada a buon fine. No, sì. Assolutamente sì. L'ha messa ancora una volta al 100% e come sta facendo Domenico, e quindi è per lui e noi siamo contenti, speriamo che davvero, come ha detto Luca, serva per concludere il tutto. Quali sono le ultime notizie che avete voi riguardo a questa trattativa? Ma onestamente non abbiamo tanto, perché se ne sta occupando l'avvocato Marino Manfredi, sa che sta facendo un grande lavoro da quello che mi dicono, insieme a Nando Vescusio, e quindi lasciamo fare a loro, noi ci concentriamo sul campo, anche perché se stai a ascoltare un'ora è buona, un'altra ora non è buona, e quindi è inutile stare lì e buttare lì energie per niente. Ci concentriamo sul campo e speriamo che si chiuda presto questa cosa. Voi siete comunque abbastanza tranquilli? Siamo tranquilli e fiduciosi, perché anche parlando con Domenico sembra una persona seria, che ha le idee chiare e ci tiene, e quindi penso che anche il presidente Benecchi abbia tutto l'interesse a chiudere questa trattativa, insomma, perché se vogliamo il bene del Varese bisogna chiuderla più presto. Ma nei colloqui che avete avuto? No, a noi ci ha detto solo di stare tranquilli, perché le cose stanno andando avanti, di continuare a giocare e fare quello che stiamo facendo. Poi di progetto sono affari loro, vedranno loro, anche perché poi ogni volta che parli di progetto succede sempre qualcosa, quindi pensiamo giorno per giorno a preparare le partite, anche perché stiamo giocando ogni 3 giorni, e quindi è giusto che noi pensiamo al campo, ci alleniamo, anche perché fino adesso ci abbiamo tutto, penso che in campo si veda, c'è entusiasmo, sono tornati tutti, adesso l'ultima cosa tornerà anche Francesco Conti, che non dimentichiamoci che fa parte della Rosa, è uno di noi, e quindi penso che sistemeranno le ultime cose con Nando, così, e tornerà presto anche lui.